Sono periodi, questo periodo sta durando un po' tanto, dobbiamo essere bravi a invertire subito la rotta e una partita come quella di Crotone ci può dare la spinta emotiva per riuscire a reagire e finalmente uscire da questa situazione. Già si sono visti i passi in avanti contro il Latina, a me la squadra è piaciuta tanto, ovviamente dal 70esimo in poi c'è stato un calo mentale che non dobbiamo riuscire a migliorare e secondo me se continuiamo su questa strada non usciremo al più presto. Sì, vabbè, ma il Crotone lo conosciamo, è una squadra che comunque a inizio anno già ha un'ottima rosa per vincere il campionato. Noi diciamo che eravamo stati un po' la sorpresa e secondo me abbiamo un ottimo mix tra giovani e insomma, senatori e quindi secondo me possiamo andarcela a giocare contro tutti se abbiamo la mentalità giusta, ovviamente non delle ultime partite ma di come eravamo prima. Ma nell'arco di un campionato ci sta di avere un periodo negativo, è chiaro che quelli davanti vanno veramente forti e sicuramente anche loro avranno un calo, dovremmo essere bravi noi a rientrare subito in corsa e cercare di porci degli obiettivi, in questo caso almeno cercare di porci l'obiettivo di raggiungere il Crotone e andare a fare il risultato a Crotone. Il gruppo è unito, in tutte le società possono succedere dei casi come quello di Facundo, ovviamente passiamo la palla al mister, alla società, noi come gruppo siamo molto uniti, l'importante è che ci sia sempre intensità negli allenamenti e serenità nel gruppo e stiamo cercando di mantenerlo. Ma noi come squadra dobbiamo comunque porci sempre degli obiettivi, quindi anche è vero che siamo lontani, ma dobbiamo guardare avanti e non guardarci indietro, questa deve essere una questione di mentalità e quindi dobbiamo cercare di riprendere il Crotone e andare là a fare la nostra partita. Poi si può vincere, perdere o pareggiare, ma l'atteggiamento deve essere giusto di una squadra che vuole andare lì per fare punti e vincere.